Un piano da far tremare i polsi alla regione verde d'Europa con il 35% del territorio tutelato se il Consiglio regionale deciderà di darne approvazione. Per ora nessun ostacolo ad opere faraoniche per i trasporti abruzzesi è stato posto dalla Commissione di impatto ambientale della Regione Abruzzo. Il Comitato riunitosi oggi all'Aquila ha approvato la valutazione di incidenza ambientale del piano regionale trasporti, il PRIT, valutazione espressa dalla Proger per conto della Regione stessa. Una valutazione invece osteggiata dalle associazioni ambientaliste e in extremis dal Parco della Maiella. La valutazione della Proger, secondo il WWF, non tiene in alcun conto l'habitat naturale, le peculiarità di flora e fauna delle aree dove le opere infrastrutturali extraurbane, ovvero statali e autostrade, dovrebbero essere realizzate. E quando in Germania si punta a dar vita alle autostrade ciclabili, in Abruzzo si lavora per raddoppiare il trasporto su gomma. Ora toccherà quindi al Consiglio regionale bloccare, se vorrà, opere incredibili, come il previsto raddoppio della statale 16 a sud di Ortona, fino alla riserva del Fosso delle Farfalle, in piena area di quello che dovrebbe divenire Parco della Costa Teatina. Il PRIT prevede nuovi piloni di statale verso sud fino alla riserva naturale della Leceta di Torino del Sangro e ancora due tunnel, uno sotto il Monte Morrone a Popoli, un altro verso Navelli dietro le sorgenti del fiume Giordano che alimenta i bacini idrici delle città di Chieti e Pescara e del fiume Pescara. Non basta, mentre in Nord Italia si lotta per il trasporto veloce su ferro, in Abruzzo si progetta il raddoppio dell'Adriatica verso l'interno, nella zona da Città Sant'Angelo a Roseto e nell'area di Vasto, tagliando quindi le splendide colline di ulivi. E nel PRIT c'è spazio anche per la pedemontana da Teramo a Penne e fino a Loreto e da Guardiagrele a Gissi, con un costo che solo da Guardiagrele a Casoli si aggira su oltre 100 milioni di euro. E l'Abruzzo, che secondo l'Istituto Tagliacarne è la seconda regione d'Italia per infrastrutture viarie extraurbane, guarda ancora l'aumento del trasporto su gomma, mentre al Brennero rinunciano al terzo tunnel per valutazioni di impatto ambientale. Il Comitato VIA invece blocca nell'Aquilano sia il progetto eolico di Torni in Parte, sia la discarica di Capistrello.